eccolo là, arrivo. Sosia di Fabrizio. Cavolaccio. Si sono fatto scappare Giampaolo Montani. Non volevo interrompere, ogni tanto interrompo. Guardate che Giampaolo mi avrebbe detto. Ecco, ci sono anche pensieri diversi, come vedete. Dicevo, ho sbagliato a non a vedere l'altro telefono. A non interrompermi per Giampaolo Montani sul golf. Ti avrei comunque riconosciuto perché le sono quelle. Magari. Anche perché dentro lo stadio non si può. Avrei dovuto interrompermi. Di solito lo faccio. Ma... è stato divertente il commento di questo tifoso al nome Giampaolo Montani. Eccoli qua, i tifosi. Bene, bene, finché. Eccoli qua. Ecco, quello è un signore che avrei voluto raccontare. Non sempre la storia. Anni io abbiamo un conoscente comune, te lo ricordi Cristiano Correggi? Come no? Che era sola con te. Io lo detesto, adesso non sono in diretta, ma Cristi, ma sono in registrato. Cristiano lo detesto perché di persona una marea di stupidaggini. Se gli chiedo seriamente, ha la sua storia e anche il piacere di scherzare, e poi il pubblico non vuole. Noi abbiamo fatto un incidente che momenti mi ammazzo, io sono cucito, ero in macchina con lui, io sono di Montechiaro, lui è di Montecchio. Ma guidava lui? Guidava lui col Polar. E quindi mi ricordo che tu quanto eri tempo, ma quanto tempo? È del 90, quindi è Domindrea. Te sei un 71 come me. Esatto, esatto. Sì, anche come Cristiano. Come Cristiano. Ah, quindi fu nel 90? Eravamo insieme alle medie ai Salesiani in Montechiaro e quindi l'ho conosciuto lì. Grande. E quindi sapevo, tu sei famoso, quindi sì, io beh, cioè, famose, ti, dire. Ti ringrazio. Non quelle normali, quelle famose. Godo quando dai addosso ai dirigenti e qualche giornalista di merda del film. Ah, lasciamo stare, via, è meglio che io non godi parli. La Reggiana. Sì. No, io non godo nulla, ho problemi ovunque perché ponendomi non da tifoso, ho problemi ovunque. Certo. Ho problemi ovunque. Cioè, ed è meglio che non dica, visto che lo pubblico, ho già raccontato troppe volte cosa penso di troppe situazioni. Ciao Tatone. Vanni, buon lavoro. Dove andate, in Cuba o diverso? Andiamo all'ombra della notte. Posso rubarle un minuto in video? Posso rubarle un minuto in video con la sua bellissima sciarpa? Come no, ma io sono di Roma, fa niente. Ah, di Parma, però sono di Roma. Ma viene da Roma per il Parma? Sì, ho come fatto mai? 7 ore di viaggio. Come mai? Perché la ragazza è tifosa del Parma. Ah, ok. Solo per amore? Solo per amore. Ah, solo no, ho sperato che ci fosse... Cioè, senza ragazza non avrebbe mai tifato Parma. Senza quella ragazza che ti fa Parma? No, sempre. Io tifo Parma purtroppo per Buffon, poi è andato ah, via. Ah, quindi da prima? Sì, 6 anni. Quindi... Ma come mai? Da Roma? Per Buffon. Perché c'era Buffon in porta, io giocavo in porta e poi sono rimasto del Parma, non ho mai cambiato. Quindi. Grazie. Dove vai, in curva o diverso? Tribuna. No, mi fate... Posso fare... Mi apre la sciarpa? Sì. Questa è pecchissima. Proprio quello certo. Grazie, Magico Parma. Pecchissimo. Bello. Quanti anni ha? Più
più di 20 anni. E invece lei dove è arrivato a giocare al massimo? Ah, io eccellenza. Dove? Scusi, Serie D, Anzio Lavigno. Grande. Anzio Lavigno. Anzio Lavigno. Anzio Lavigno. Sì, Anzio l'ho capito. Lavino? Lavigno. Lavigno. Grazie. Niente. Complimenti. Bene. Questo è bello. Piano piano. Ma solo per fare, purtroppo ogni tanto mi distrago. La leggenda Gianluca Zurlini. Quello è quello che c'era ieri. Conosco, ma la riconosco. Vediamo qua, poi ce lo troviamo su. Io non la riconosco, ma sicuramente è un personaggio. Quando mi dice, mi chiamo Vanni Zagnoli, sono un giornalista. Che cos'è? O chi è? Non sono nessuno. Con questo super look è un personaggio. È un personaggio. Qualcosa, per ignoranza mia, non la riconosco. No, giuro. Che dopo se volete aspettare un attimo i giocatori vengono a scrivere. Ecco lì. Ciao, grazie. Non si può sentire là. Dalla borsa così. Vedete le file? La parola file a me viene sempre in mente file di lenti al sole. Prendiamo il casco protettore. Vediamo. Guardalo. Quanti tifosi, vedete? Aspetta però. Grandi personaggi, credo siano procuratori, editori. Appoggio qua 5 minuti, Pino. Grazie.
quelli dove parcheggiano i boys, quando li controlliamo. Aspettiamo un attimino, se no li vorrei accompagnare. Allora andiamo un attimo. Se ci fanno passare. Al mondo Milan. Vediamo. Qui l'entrata della curva nord del Parma è laggiù. Vedete, tranquillamente ci sono tifosi che si incontrano.